Carissimi amici e amiche, siamo qui oramai all'antivigilia di Natale. Termini Imerese ha attraversato in questi ultimi anni un periodo molto molto difficile, una crisi di natura economica ma soprattutto sociale e culturale. È proprio da qui, dalla chiesa di Santa Croce al Monte, accanto a uno dei presepi più rappresentativi di questa bellissima rassegna presepiale, tenevo a fare i miei auguri di un sereno Natale a tutta la cittadinanza di Termini Imerese. In questi 6 mesi di lavoro abbiamo cercato in tutte le maniere, anche con disponibilità quasi inesistenti dei bilanci, abbiamo cercato di fare il possibile, e per questo ringrazio i dipendenti comunali, i dirigenti, i funzionari, ma le tantissime associazioni sociali, culturali, che di promozione turistica, che in questo scorcio di anno, in questo secondo semestre del 2017, hanno voluto collaborare e contribuire alla crescita e alla serenità di questa nostra comunità. Termini Imerese sembra che si stia risvegliando dal torpore di questi ultimi anni. La volontà di collaborare, dare una mano, c'è. La volontà di donarsi, c'è. E per questo motivo ritengo che dobbiamo ripartire dalle nostre tradizioni. Dobbiamo ripartire da un Natale fatto di cose concrete, da un Natale basato su basi solide. E per questo motivo faccio un appello a tutte le famiglie. Tutte le famiglie che... Va bene l'albero di Natale, vanno bene le cene, vanno bene i giocattoli, va bene tutto, e i regali. Ma tutte le famiglie, a mio modo di vedere, di Termini, così come sono certo faranno per l'antica tradizione che Termini Imerese può vantare nel settore dell'arte presepiale, anche deve dare un piccolo segnale nelle proprie case di presepe, di famiglia, perché il presepe significa famiglia, significa arte, significa cultura, significa professione, significa amore per i più piccoli, per i più deboli. E quindi l'appello che rivolgo nei giorni che si avvicinano, che ci portano al Natale, quello di ripartire dal concetto di famiglia, dal concetto di solidarietà e di condivisione. Io in questi 6 mesi da sindaco spero di aver fatto tutto ciò che potevo. Dalla mia coscienza, dalla mia anima e all'interno del mio cuore sono consapevole di aver fatto ogni sforzo possibile e immaginabile. Se in qualcosa abbiamo mancato, chiedo scusa e posso certamente assicurare e rassicurare tutti voi che continuerò a fare il possibile, nonostante tutto e nonostante tutti, affinché possa regalare a questa città un futuro più sereno. E lo farò nella consapevolezza che questa città ha un'antica storia, antiche tradizioni, e proprio dalle antiche tradizioni, come il presepe, dobbiamo ripartire, ritrovare la forza e l'energia per andare avanti e guardare al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio tutti virtualmente, vi voglio bene, dal vostro Francesco. Grazie e ancora auguri, un abbraccio.